Allora, Giuseppe Di Bella, medico, meccanismi biochimici e molecolari, differenzianti, citostatici, immunoterapici. Io ringrazio Eurus e Marcella dell'invito che hanno accettato volentieri e voi tutti che siete intervenuti, che siete presenti. Io tratto questo tema per due motivi essenzialmente. Perché l'incidenza dei tumori sta, come anticipava il professor Zola, si sta incrementando a livello esponenziale, ma a diversi livelli. Non aumentano soltanto il numero di tumori. Si sta abbassando l'età e si sta aumentando notevolmente l'aggressività dei tumori. Questo è un dato di fatto. Però le cause più importanti di questo sono sottaciute alla gente, sono nascoste. Vi parlano di tante cause note, logiche, ma le più importanti non le sapete però. Le più importanti sono l'aumento verticale esponenziale della radioattività atmosferica, che è arrivata a livelli altissimi e intollerabili, soprattutto per motivi bellici, indipendentemente dai danni nelle varie centrali. Ho avuto la fortuna di essere supportato nella mia attività di ricerca della Fondazione Di Bella da una ONLUS austro-tedesca. Uno dei componenti del consiglio direttivo, ma anche del comitato scientifico, un fisico nucleare di altissimo livello e stretto collaboratore del fisico che fa la manutenzione di tutte le armi nucleari della NATO, per cui gente che è abbastanza dentro il problema. Mi ha passato i dati della radioattività atmosferica. L'aumento altissimo è dovuto alla quantità impressionante di uranio impoverito che hanno scaricato qua vicino a noi, in Serbia, in Bosnia, in Kosovo, ma soprattutto dosi assolutamente inconcepibili in Iraq e in Afghanistan. Solo sulla capitale, su Baghdad, hanno scaricato 2.400 tonnellate di bombe con uranio impoverito. L'uranio non è fermo. Naturalmente, quando esplodono queste bombe, esplodono bombe incendiarie. Qui viene vaporizzato a livello finissimo. L'atmosfera non è mobile, questa è la causa più importante, ma ce n'è un'altra. I tumori sono in aumento ed è in aumento la chemioterapia. La chemioterapia è mutagena e produce tumori per assurdo, per mutazione, per tossicità. C'è un documento che poi vi farò vedere, io l'ho salvato, è un'immagine, una diapositiva dell'Istituto Superiore di Sanità, rivolto al personale ospedaliero femminile, che dice che se una dottoressa oncologa deve visitare un paziente in chemio, lo può fare solo se non è in gravidanza, perché lo stato di gravidanza può indurre mutazioni dell'embrione e malformazioni embrionali. Perciò l'effetto mutazione arriva a questo punto, l'induzione di tumore arriva a questo punto. In fondo a questa circolare dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco, dice sì, sappiamo tutto questo, però considerando il rischio della progressione tumorale è accettabile questo rischio tossico di induzione di tumori secondari, eccetera, eccetera. Questi sono più importanti, ma per quale motivo? Perché il paziente oncologico, quando fa il trattamento degli ospedali, ecco, naturalmente le sue deiezioni dovranno finire negli scarichi normali, ma dagli scarichi normali dovranno finire, vengono diffuse nell'ambiente. Per cui c'è un aumento altissimo delle più pericolose sostanze tossiche, cancerogene, mutagene che esistono. Quelle andrebbero trattate come i rifiuti tossici più pericolosi in assoluto. Questi sono superati soltanto dalle radiazioni. Questi sono gli elementi, questi sono i due più importanti per cui c'è un aumento così alto, poi c'è tutto il resto che conoscete, i semi, i sementi modificati, i campi elettromagnetici e tutto quanto il resto. Questo aggiungono, completano questo splendido quadro. La trattazione di oggi perché? Perché parliamo di prevenzione. Io ho avuto la fortuna di conoscere 12 anni fa i
il professor Luceni Drell, che è il presidente onorario della nostra fondazione. Allora, spunto importantissimo. Io ho mantenuto i contatti con uno dei suoi allievi migliori, più brillanti, il professor Trucco, di cui sono aggiornato. L'elemento critico che è venuto fuori da questa conoscenza, dai suoi studi e dagli studi di Radman, che è un biologo, che ancora sono purtroppo drammaticamente sottovalutati dall'oncologia. Tenete presente che Israele è stato il primo oncologo di Francia, capo scuola, conosciuto in tutto il mondo, presidente dell'Accademia di Francia. Qual è un punto critico? Importantissimo, fondamentale, anche per vedere la prevenzione, è il punto in cui tutti gli agenti inquinanti, che siano di ordine fisico, come la radiazione, come i campi elettromagnetici, come i raggi X, come i raggi gamma, come i raggi ultravioletti, sia che siano di ordine chimico, il fumo, l'alcol, l'amianto, sia che siano di ordine biologico, i virus, i batteri, alla fine vanno tutti su un punto. Vanno sulle sequenze del DNA e vanno a dare delle mutazioni, vanno a finire lì. Quello è il punto critico della prevenzione, il punto critico della terapia del cancro. È il punto più difficile, perché da questi studi che vi dicevo, l'elemento fondamentale qual è? Il sistema dell'evoluzione è perfetto, non lo bloccate. Il sistema di evoluzione consente a un essere vivente monocellulare di superare qualsiasi evento avverso, cui cambia il suo DNA. Va a cercare la soluzione, la seleziona, la trattiene, la passa a quelle successive. Il problema del cancro è questo. Il motivo per cui è così difficile curare il cancro è questo, non sono altri. È una macchina perfetta da fermare, è difficilissimo. Nessuno in questo momento ha in mano la soluzione assoluta. Per questo ci vuole molto rispetto per le ricerche, moltissima prudenza e moltissima umiltà, perché è un campo omicidiale. La vita non sapremo mai fino in fondo come è fatta. Dell'energia non sappiamo niente, la sappiamo solo misurare, ma la ragione profonda dell'energia non la conosciamo. Cos'è veramente l'energia non lo sappiamo. Sappiamo che ci sono molte forme di energia che passano l'una nell'altra, c'è una trasmutazione di energia. Nel nostro organismo il passaggio tra energia e materia, guardando i retinoidi, prima, per questo sono nell'opera, colgono la luce, c'è tutto il ciclo di valli. Il punto critico è quello, faccio un esempio banale. Voi sapete che i vecchi antibiotici, molti anni fa, non funzionano più, per motivi. Perché i batteri, quando sono a contatto con l'antibiotico, diventano adesso sputano, cambio DNA, selezionano la resistenza e la trattengono. Se la tumorale fa la stessa cosa, identica, ma la fa ad altissima velocità e ad altissima efficienza. Allora, io per curare un tumore, il tumore cresce, sapete tutti, o localmente o a distanza, lo sapete tutti. E fa un percorso per cui quello che io tengo oggi non lo tengo domani, e tanto meno che lo domani. Questo è il motivo fondamentale per puntare moltissimo sulla prevenzione. Oggi la prevenzione primaria la fanno solo cercando di individuare e allontanare la causa del tumore. Per il fumo micidiale, io sto cercando di pubblicare un libro sulla prevenzione, tutti questi concetti li sto raccogliendo e pubblicando, sto revisionando tutta la letteratura. Ma alla gente che fuma non viene spiegato neanche da lontano il rischio pazzesco. Sono quattro cose, ognuna di quali è micidiale. Non soltanto sono gli idrocarburi policiclici o la nitrosamina o i benzopireni. Questi attivano un disastro di reazione. Non viene spiegato. Perciò oggi la prevenzione primaria in che cosa consiste? Cercare di individuare e allontanare la causa del tumore, gli agenti cancerogeni, e poi non c'è nient'altro. Praticamente la prevenzione primaria non viene fatta. Cos'è la prevenzione primaria? Creare le condizioni di ordine biochimico e molecolare perché in quell'individuo non insorga il cancro. Al di fuori di questo, il termine prevenzione è usato in maniera impropria. La prevenzione è questa, punto e basta. Quando vi dicono che la prevenzione è lo screening con mammografie, tra parentesi c'è un documento ufficiale dell'American Society of Physiology
che vi disse che le cause del tumore della mammella sono tre: la pillola anticoncezionale, la mammografia annuale e la terapia sostitutiva post-menopausa, perché quantità di radiazioni assolutamente inaccettabili, radiazioni ionizzanti che vanno ad alterare, ionizzanti vuol dire o da atomi idrogeno o l'idrogeno da alterare il DNA, può avere senso fatto ogni tanto per completare, ma non tutti gli anni, non a dose di radiazioni tutti gli anni sullo stesso punto col trauma, non ha senso. La prevenzione cos'è? Prevenzione vera è quella che impedisce alla cellula sana di diventare tumorale. Cosa fanno oggi come prevenzione? A che punto sono arrivati? Se voi seguite i giornali, riviste, blog, internet, ogni giorno c'è una scoperta. Siamo lì che ci stiamo arrivando. Ci sono progressi spettacolari, finanziamenti spettacolari. Questi dovrebbero agire sulla terapia, ma dovrebbero agire anche sulla prevenzione. Questi hanno in mano la terapia efficace, dovrebbero agire anche sulla prevenzione. Cosa fanno per la prevenzione? Se c'è un margine di rischio, se c'è una familiarità, caso più famoso, l'attrice la Giulia, la nonna e la zia col tumore della mammella, hanno fatto le indagini, vi è alterazione, mutazione, BRCA per più alto rischio. Prevenzione che oggi fa l'oncologia, che oggi consiglia l'oncologia, di dargli una fete. Senza tumori gli ha tagliato tutti e due i seni, le tube e le ovaie. Questa è la prevenzione. E poi, tutte queste ricerche, tutte queste conquiste, tutte queste innovazioni dove sono? Se non sono neanche in grado di fare la prevenzione. Questa è la prevenzione. Dice prevenzione del tumore della mammella, viene sempre, tagliamo il seno. Questa è la logica attuale imperante, questa logica trasferita nella famiglia che ha familiarità per i tumori cerebrali. A sto punto la prevenzione fate con la ghigliottina per i tumori cerebrali, tagliate la testa, no? Concetto quello. Secondo questo concetto. Allora, tutte queste sostanze che vi dicevo, radiazione, campi elettromagnetici, sostanze chimiche, amianto. Ah, tra l'altro l'amianto è roba da ridere rispetto al fumo. Ogni 5 minuti vi parla l'amianto, è un dilettante l'amianto come tumore rispetto al fumo. Se poi avete l'associazione fumo-alcol e uno ha un tumore, potete evitare di curarlo perché è tempo perso, di sicuro che ho seduto. Queste sono le sequenze del DNA. Qua avviene tutto praticamente. E qua bisogna dire, punto è questo, l'obiettivo è questo della terapia. Questi sono i danni più importanti del DNA. La struttura, rottura e doppio filamento, questo è più importante, alterazione dei geni, mutazioni, direzioni, tutto quanto quello che volete. Adesso brevemente vi farò vedere, è questa doppia elica. Ci può essere per effetto di che cosa? Per effetto delle radiazioni, per effetto di campi elettromagnetici, per raggi X, dicevo la mammografia, raggi gamma, la rottura del doppio filamento. Ma poi ci può essere anche la cancellazione di una base, ma la cancellazione della base scompina tutto. È come un computer, è come una stampante, un computer ha un errore, continua a stampare sbagliato. I legami trasversali, questi sono legami idrogeno. L'idrogeno è un legame che è fondamentale per l'omeostasi, perché è un legame che si rompe al bisogno. L'organismo libera una molecola quando gli serve, sono, può essere un legame di valenza, per questo il legame del DNA è in questa maniera. Questo è quello che succede, sono agenti alchilanti, alchilanti vuol dire inserire determinate molecole, soprattutto sono del tipo idrocarburi, CH3, CH4, viene inserito, voi vedete che qua c'è una base, un componente, un mattone di DNA. Se viene alchilato, questo ossigeno viene sostituito con questo gruppo alchilico, ma a questo punto cosa succede? Questo mi ha fatto un legame anomalo con la timina, questo naturalmente mi scombina tutto, la stampante che comincia a stampare, oppure mi viene inserita una base del DNA, oppure per radiazione ultraviolente, fotodimerizzazione, mi vengono dei legami anomali fra due basi uguali, fra due basi di timina. Questi sono i vari tipi di lesioni, oppure depolinizzazione, cioè la purina, e la purina è una delle basi adottate, sono
colina per Ghirina, queste qua viene eliminata. Oppure dei danni ancora più importanti, perciò mancanza della porzione del cromosoma, duplicazione, inversione. Questa è la circolare dell'AIFA. Sanno perfettamente che chemioterapia induce il tumore. Sanno perfettamente che provoca la situazione di anatomia. Allora, si può fare una prevenzione farmacologica? E come si può fare? E funziona anche. Ci sono le basi razionali per farlo. Le basi sono queste. Se volete bloccare lo stress ossidativo, che è una delle principali cause, cosa succede con lo stress ossidativo? Vengono liberati radicali liberi, sono come dei proiettili che in un milionesimo di secondo vanno ad alterare tutte le strutture, ma prima ancora che andare sul DNA vanno sulle membrane cellulari e vanno ad alterare i fosfolipidi di membrana cellulare. Dai fosfolipidi di membrana passa tutto, quello che entra e quello che esce dalla cellula, la vita, gli scambi, l'omeostasi, gli equilibri ci sono se la membrana cellulare funziona. La vita entra ed esce in tempo reale dalla membrana cellulare. La membrana cellulare contiene fosfolipidi, contiene proteine, sono proteine recettoriali. Questi radicali liberi mi possono andare a inattivare degli oncosuppressori, delle sostanze che bloccano il tumore. Possono andare a una delezione perché sono esasperazione di protocogeni, minimamente oncogeni. Mi va ad alterare il punto più pericoloso, i sistemi enzimatici che mi vanno a riparare il DNA. Il DNA è continuamente ripassato, è continuamente riparato e continuamente rivisto. Questi sono i punti critici dei radicali liberi, perciò questo lo possono fare delle cause di ordine fisico, dicevo, le radiazioni, chimico, alcuni virus possono interferire. Quali sono i mezzi per contestare? Retinoidi solubilizzati in vitamina E, perché? Perché vi portano a zero, zero vuol dire zero, i radicali liberi. Perché se voi andate una soluzione con un rapporto di un litro di vitamina E chimica allo stato puro, è ancora più stabile come estere acetato. In questo voi mettete 2 grammi di beta-carotene, mezzo grammo di xeroftolo, di acido retinoico. Arrivati a questo punto, i retinoidi, che sono labilissimi e ossidabilissimi, non sono più ossidabili, hanno un'emivita enorme e insieme con la vitamina E vi vanno a stabilizzare le membrane cellulari. Possono esserci tutti i radicali che volete, i radicali, adesso vi farò vedere anche l'immagine con le reazioni chimiche, in queste condizioni non possono formarsi. Queste reazioni sono bloccate alla base. Ma questo effetto, retinoidi solubilizzati in vitamina E, ha avuto una dimostrazione, fatto episodico, è molto interessante. Hanno fatto degli studi epidemiologici, hanno studiato fasce di popolazione, soprattutto nei paesi nordici, Finlandia, Norvegia, Svezia, e hanno fatto assumere a queste persone alimenti ricchi di beta-carotene. C'è stato un abbattimento significativo dell'incidenza dei tumori, di tutti i tipi. Però con un fatto anomalo, controverso, stranissimo. Nei fumatori sono aumentati. Cos'era successo? Fatto strano, però è spiegabile. E vi spiega l'enorme importanza di questa soluzione. Perché il beta-carotene, adesso vi farò vedere un po' più avanti, il beta-carotene con i retinoidi, ecco qua, questo è una molecola enorme, il C40H56, 40 atomi di carbonio e 56 atomi di idrogeno, però ci sono una quantità di legami insaturi. Cosa succede? Questo funziona 3 volte come antitumorale, perché funziona con effetti peculiari suoi con la molecola, ma poi dalle carotenasi, enzimi nel nostro organismo, viene esistito in 2 molecole, viene esistito in 2 molecole di vitamina A, che sono una potenza antitumorale. Una delle due, che è un gruppo alcolico finale, lo vedete qua, gruppo H, che sarebbe la xeroftolo, la vitamina A classica, viene metabolizzato sostituendo un radicale carbossilico, diventa acido retinoico, che è il più potente antitumorale. Nella
tonica fisiologica del beta-carotene è così, agisce per i fatti suoi, agisce metabolizzato, viene diviso esattamente in due molecole di vitamina A, questo a loro volta continua. Nel fumatore, sapete cosa succede? A livello polmonare c'è un'altissima ossidazione. Idrocarburi policiclici, nitrosamine e benzopirene mi spaccano con l'ossidazione. Questa molecola in tanti piccoli frammenti che sono cancerogeni. Per cui non agisce più come beta-carotene, non agisce più come vitamina, non agisce più come acido retinoico. Perché agisce questa soluzione? Perché quando fate un apporto di questo tipo non esiste ossidazione. Questo continua a funzionare in tutte le maniere. E funziona per tempi lunghissimi. Perciò la base della prevenzione, bloccare i radicali liberi all'origine, è questa. La dose che si può dare ai bambini e agli adulti sono 100 mg di questa soluzione per ogni giorno e per ogni chilo di peso corporeo. L'immunità di cui parlava il professor Giove è fondamentale, sottovalutata. Ma i retinoidi in farmacologia, sapete come li chiamano? Li chiamano vitamine anti-infettive, perché sono potentissime attivatori dell'immunità. Per quello sono vitamine anti-infettive. Io vedo tanti bambini, vedevo in passato quando operavo. Se voi date a un bambino questo rapporto, 100 mg per ogni chilo di peso corporeo, che i bambini macilenti ogni due secondi si ammalano, anche quando dopo che gli hanno fatto un diluvio di vaccinazione, cambia completamente. L'incidenza e l'intensità cambia completamente, ma per un altro motivo, perché questa immunità viene realizzata a tutti gli effetti, non soltanto nel sistema immunitario come noi lo conosciamo, ma sui mezzi e sulle vie dei microbi per dare infezione. Un microbo per dare infezione cosa deve fare? È un virus, deve superare la prima barriera che è quella epiteliale. L'epitelio dove c'è? Sono le cellule delle vie aerodigestive superiori e inferiori, delle vie urogenitali, quelle tegumentali della pelle e quelle ghiandolari esogene. Ma se non passa di lì non può dare infezione. Ma se queste sono vitamine epitelio protettive, mi danno il massimo di attività e di efficienza dell'epitelio. E quell'epitelio ciliato, quelle ciglia che ci sono, che rappresentano un altro mezzo di difesa, hanno funzione da perfetto. La prima cosa da fare è creare queste premesse. Oltretutto, se il soggetto è meno esposto a infezioni, meno esposto anche al cancro, perché tante infezioni, ci sono anche dei recettori comuni nelle vie di segnalazione dell'infezione del cancro. E abbatto già una delle cause, non è neanche indifferente questa cosa. Vitamina D3 si integra perfettamente, perché gli effetti dell'acido retinoico, del retinoide, della vitamina E sono potenziati, ma potenziati sono moltiplicati dalla vitamina D, al punto tale che sono stati individuati anche recettori nucleari comuni. Questi recettori nucleari dimerizzano, mandano degli stimoli potenziati. L'effetto è completato e moltiplicato a livello fattoriale, perciò questi non hanno un effetto 1 più, hanno un effetto 1 per. Con la melatonina. Melatonina che prendete da una mia farmacia è una melatonina che è alcol solubile, non è idrosolubile. Il nostro organismo per utilizzare la melatonina la metabolizza con un legame di idrogeno con l'adenosina, viene assimilata con l'adenosina. Con l'adenosina è idrosolubile. Cosa vuol dire idrosolubile? Che va dappertutto. Con o senza recettore di membrana, per cui ha un'altissima biodisponibilità. Lo stesso discorso di prima, voi andate a vedere i recettori nucleari, trovate due recettori di retinoidi, due recettori di melatonina, un recettore di vitamina D3, funzionano insieme, hanno un effetto moltiplicato. La folina è una frazione del gruppo B, stabilizza il DNA, perciò quella progressione dovuta a permutazioni viene in qualche maniera intracciata e rallentata da ognuno di questi componenti. Questi mi agiscono sulle sequenze del DNA e mi vanno a stabilizzare. Adesso vi spiego poi come, qual è il meccanismo molecolare per cui agiscono sul DNA. La vitamina C ha un ruolo fondamentale, non soltanto come ossidante, perché viene incrementato l'effetto antiossidante, come sarà la melatonina.
Questo controvenzio fatto disse, anche questo è differenziante antimutazione, ma disse secondariamente se si sta formando una cellula, se c'è qualche cellula tumorale, l'ancora, forma delle integrine, forma delle molecole di adesione, non riesce a spostarsi. L'omega 369. Ormai abbiamo delle formulazioni che abbiamo fatte fare da poco in base a un progetto di ricerca che la nostra fondazione ha in atto con la, si sta sviluppando bene col CNR. Queste hanno un punto critico d'azione, dovrebbero essere concentrati in rapporti, questi rapporti vanno studiati accuratamente, cioè qual è la frazione di 3, quella di 6 e quella di 9. Si conoscono i recettori in cui agiscono, ma come vanno a intervenire nella biologia, sia fisiologica che in quella neoplastica. In quella neoplastica hanno un ruolo vitale, perciò anche la dieta è un ruolo fondamentale anche per questo. Il calcio. Il calcio è un secondo messaggero nelle cellule, perciò attiva le vie di traduzione del segnale, ci arriva meglio, cresce meglio la cellula, perciò bisogna intervenire sul metabolismo del calcio. Questa è la prevenzione primaria. Se una persona prende queste cose tutti i giorni, abbatte in maniera decisa il rischio di contrarre il cancro, perché la quantità di radiazione cui è esposta non lo sa nessuno. Quanti campi elettromagnetici ci sono nella sua zona non lo sa, quello che mangia non lo sa. Cosa possiamo fare? Possiamo metterci in difesa, ma al di fuori di questo non c'è niente. Non c'è niente al di fuori di questo. Chiunque è presente vuole intervenire, io ho partecipato a molti congressi anche mondiali di oncologia, ma non tirano fuori niente, non c'è niente. Il fatto che questo non venga attuato è grave, perché non hanno preso in considerazione prima la causa più importante del cancro e il motivo più importante perché è difficile curare. Una cellula tumorale fa un percorso, ma il percorso più pericoloso, si pensa alla crescita, non è solo la crescita. Il cosa più pericoloso che il cellulare tumorale, quando comincia, con la prima mutazione, va a bloccare il suo sistema di apoptosi. Non invecchia, non muore, è l'unico essere. Poi, successivamente, per ogni mutazione, diventa sempre più proliferativa, il cellulare tumorale cresce sempre più in fretta, diventa sempre più resistente, diventa sempre più tossica, produce tossine con cui mette a terra l'immunità dell'organismo, sempre più mobile, da metastasi, fa una progressione. Quella progressione io la devo bloccare, perché se non blocco quella progressione posso dare quello che voglio, prodotti efficacissimi, temporanei, e questo è il motivo essenziale del fallimento strategico della chemio. La chemio ha successi tattici, ha perso la guerra strategica, perché se voi fate la revisione di tutta la letteratura mondiale, un tumore solido guarito da chemio da sola non esiste, uno, non c'è. Loro applicano dopo la chirurgia, ma un caso di tumore guarito senza chirurgia non c'è, c'è solo delle leucemie, molto meno di quello che la gente pensa. Sono molte remissioni, c'è qualche guarigione stabile, anche qui cominciano a usare i betinoli, dopo il trapianto di midollo spazzano tutti, ma questo poi sono leucemie, servono mobili senza base di impianto. E il tumore solido non ce n'è uno guarito però. Dice, ma quello è guarito, ha fatto la chemio. Sì, è stato operato prima però. Portamene uno che sia stato guarito senza chirurgia. Cosa bisogna fare? Fa la chemio, benissimo, uccide una quota di cellule tumorali, benissimo. Poi la chemio, come vi ho fatto vedere con la circolare dell'AIFA, vi dà raffiche di mutazione. Però io per ogni mutazione cerco più resistente e più aggressivo. Questo è il e l'effetto è temporaneo. Allora, secondo questo è logico ed è ovvio ed è razionale incominciare a utilizzare queste difese. Se voi andate a vedere ognuno di questi prodotti, li andate a vedere in letteratura, sull'effetto dei retinoidi ci sono 16.000 pubblicazioni, sono la maggiore banca dati mondiale, PubMed.gov, migliaia sulla D3, sulla melatonina sono arrivate a 22.000 pubblicazioni. Dice non è scientifico, ma come è scientifico? Vai a vedere, vedere se non è scientifico. Questo per quanto riguarda la prevenzione primaria. Come se una donna c'è una direzione, BRCA, eccetera, invece di tagliare la fetta, si può incominciare a fare tutto tipo di prevenzione. Questa è la mia
melatonina. Melatonina incomincia a diventare particolarmente importante dal punto di vista della biodisponibilità quando ha questo legame con l'adenosina. Se poi completate questo e la stabilizzate con la glicina, avete un prodotto altamente stabile. Questa è la formula. Questa è la formula che ha la massima disponibilità, potenzia enormemente a livello fattoriale l'effetto antiossidante, antiradicali liberi, antimutazione del retinolo di vitamina E e vitamina D3. Questo ATP è la base energetica della vita. Perché è importante? In una conferenza mio padre pure l'ha pubblicato, l'effetto primario nella vita, nell'economia biologica della melatonina è la distribuzione ubiquitaria degli esteri fosforici dell'adenosina monofosfato, difosfato e trifosfato, base energetica della vita. Melatonina ne porta dappertutto perché è idrosolubile, passa dappertutto, passa tutte le membrane. E qua c'è l'effetto fondamentale della melatonina, che è un effetto simile a quello dei retinoidi, è una sostanza a tossicità differenziale, è tossica per il tessuto tumorale, è vitale per il tessuto sano, la stessa sostanza. Gli oncologi stanno ancora cercando la pietra filosofale, stanno ancora cercando un prodotto che abbia questo tipo di proprietà, c'è già di padre, non ce ne sono dubbi. Retinoidi e melatonina funzionano così, sono tossici tremendamente per il tessuto tumorale. Noi stiamo salendo enormemente con i dosaggi, in qualche caso si è arrivato a 1000 mg in vena, un liposarcoma recidivo, risposto obiettivo completo in 11 giorni, 1000 mg di melatonina, solo melatonina senza nient'altro. C'è un problema particolare, melatonina regola la crasi ematica e la dinamica midollare, la formula leucocitaria. La sposta dalla serie linfotica alla serie granulocitica, uno dei motivi è quello. Cosa fanno? Se voi fate la melatonina come formulata della via di mio padre, per cui melatonina con adenosina, questa ha un'altissima affinità per il gruppo fosfato, per cui diventa AMP ciclico. Ma tre molecole di AMP ciclico nello spazio, ATP. Perciò è la base perché il nostro organismo abbia sempre a disposizione in quel qualsiasi momento l'energia biologica che gli serve. Ma energia che mi dà due ruoli opposti in questo caso, perché? Perché dentro la cellula tumorale se io accumulo l'ATP la faccio andare in apoptosi e la faccio morire. Ma senza ATP la cellula sana muore. L'Alzheimer è un altro che questo. È mancanza di energia dentro la cellula nervosa. Nell'Alzheimer le proteine si arrotolano su se stesse, l'invecchiamento delle proteine è quello, cambiano tutti i legami e la disposizione spaziale delle proteine perché gli manca energia, mentre gli ha portati così. Si è riguarito l'Alzheimer? No, ma si agita negli stati primari, negli stati iniziali, si cambiano le cose, non solo questo. La vitamina E pura ha un effetto importantissimo antidegenerativo sul sistema nervoso. Questa è la rappresentazione schematica delle tre molecole con l'ATP. Questo è l'effetto, è un altro effetto antitumorale della melatonina. La melatonina, come vedete in questo schema, è fatto vedere che passa dappertutto, senza recettori e con i recettori. Ma la melatonina e i recettori uguali alla somatostatina funzionano nella stessa maniera, sono i recettori proteici di tipo G. Qua si stacca una subunità alfa, sono tre subunità. Questa fa due strade e va a bloccare questo enzima di superficie cellulare che è adenilato ciclasi. Ma questo perché è pericoloso? Perché mi fa il secondo messaggero. E il secondo messaggero mi attiva il ciclo cellulare, mi fa partire la proliferazione e la divisione delle cellule. Queste sarebbero le proteine chinasi di tipo A. E mi dice anche un altro livello. Mi agisce su un altro enzima, fosfolipatici di superficie. Questo forma due secondi messaggeri, non si trova il trifosfato di glicerolo, ma li va a bloccare. Insomma, mi blocca le due linee di segnalazione più importanti della proliferazione neoplastica. Facciamo un altro effetto. Ha una via
intrinseca all'apoptosi. E disse, dentro la cellula tumorale mi spinge l'apoptosi, a livello mitocondriale, perché a livello mitocondriale mi attiva la produzione della caspasi 3. La caspasi 3 fa andare la cellula, la mia chiave, fa morire. Poi c'è l'effetto che è portato dai recettori nucleari della melatonina, è il blocco delle reazioni ossidative, ma le reazioni ossidative sono quelle che mi danno i radicali liberi, mi danno le spese attive di ossigeno e quelle di azoto. Come le blocco? Con queste tre reazioni: catalasi, superossido di mutasi e glutatione reduttasi. Queste sono attivate dalla melatonina. Adesso ci sono una quantità di ragioni perfettamente razionali scientifiche per l'impiego nella prevenzione del tumore e nella terapia del tumore. Questi sono studi che fece mio padre, ancora l'oncologia, soprattutto la modologia, non ne ha preso altro, ma questo non è altro che un precursore delle piastrine, che sotto effetto della melatonina sta liberando delle piastrine. La piastrinogenesi è melatonina dipendente. Somministrando dosi importanti, quante piastrinopenie, ma anche alterazioni, crasi maligni, midollari, li possono mettere al corpo. Questa è infiorescenza, questo è un campeggiamento di megacaricito che libera le piastrine, ma sotto effetto della melatonina. Questa è la curva di aggregazione. L'antiaggregante fisiologico, non tossico, è la melatonina, questa è la curva di aggregazione. E questo, collegandoci un po' a quello che si diceva prima della biorisonanza di queste cariche, ora ogni cellula nella sua superficie ha dei canali. Entra ed esce sodio, calcio, potassio, eccetera, eccetera. Ha delle cariche elettriche di superficie. Nei due poli della cellula c'è una grossa differenza di cariche elettriche, ma in una differenza di cariche elettriche c'è un passaggio di energia. Un passaggio di energia mi dà un campo magnetico. Mio padre, nell'ultimo congresso che ha fatto, da quasi 90 anni, ha pubblicato questo lavoro, ha visto come la melatonina cambia i canali ionici e le cariche elettriche di superficie. L'effetto è potenziato dalla citocalasina. Lui si fermò lì, anche perché non aveva mezzi. Il prossimo progetto di studio è nostro, il citocalasina. Il citocalasina consente di superare anche quella situazione di intestinopenia in cui la melatonina provoca la maturazione, però la membrana del megacariocita non si permette, non la libera. Questi sono i retinodi, vi dicevo, ci sono i tre tipi fondamentali, questi sono elementi base energetici della vita, questi sono il punto primario di passaggio tra energia e materia. Il passaggio tra energia e materia, per consentire la vita, deve consentire degli equilibri estremamente delicati, con trasduzione di energia e materia reciprocamente bilanciati, perché solo a questo livello si può mantenere la vita. Questo è il funzionamento antitumorale dell'asse retinoico nella prevenzione e nella terapia. Hanno un recettore di membrana, RR sono tre, alfa, beta e gamma. È talmente importante che alcune famiglie, se hanno una delezione congenita del recettore beta del retinoide, sono predisposti al tumore. Perciò l'acido retinoico e i retinoidi agiscono a questo livello, entrano dentro la cellula. Queste sono bind protein, le proteine citosoliche che legano i retinoidi. Hanno un punto d'azione fatto. Qual è l'azione del retinoide? Mi attivo queste due proteine, T21 e P23. E vanno a bloccare il sistema delle cicline, cioè quelle delle cicline che vanno ad attivare il ciclo cellulare. Perciò sono inibitori questi qua delle cicline. A livello nucleare ci sono due recettori dell'asse retinoide. Questo di membrana è anche presente nel nucleo. Poi c'è qua, a livello nucleare, questa è la vitamina E in cui sono solubilizzati. Questa è un'azione già sua peculiare della vitamina E, già per i fatti suoi un effetto antitumorale, più salite quelle dosi e fino a un certo livello è proporzionale. Ha una via intrinseca all'apoptosi, perché anche la vitamina E agisce sui mitocondri e mi attiva le caspasi, questo mi porta all'apoptosi. E ci sono delle nucleasi, degli enzimi che vanno a degradare. Ma c'è un altro effetto che è interessante, e che stranamente è in comune con alcuni acidi grassi polinsaturi, soprattutto l'omega 6, mi fa esprimere sulla superficie cellulare, sui fosfolipidi, la fosfatidilserina. Me lo fa anche l'omega 6. Sapete cosa succede? Questo mi fa dare richiamo a
mi segnala questa cellula tumorale, gli provoca una chemiotassi, una cascata di cellule che mi hanno ad attaccare queste cellule. Questa è la vitamina D3. Vitamina D3, queste sono le formule, questa è la membrana cellulare. Qua ho fatto rappresentare questi tre recettori che vedete. Sono i recettori della melatonina, qua ce ne sono due, dei retinoidi e della vitamina D3. Questo segnale cosa vuol dire? Che funzionano insieme, hanno gli stessi fattori di trascrizione nucleare e dove vanno a finire? Sulle sequenze dei geni della mutazione. Con quale reazione? Vanno a metilare i geni responsabili della mutazione. A sto punto è molto più difficile che uno esposto all'amianto, fumo tutto quello che volete voi, sviluppi, perché mi va da stabilizzare nei limiti del possibile, naturalmente. Un gene metilato è un gene silenziato, è un gene che non mi passa la sua segnalazione, per cui non c'è una traduzione poi a livello di proteine, perciò mi va a bloccare tutta una serie di reazioni. E c'è un'altra cosa simpatica però. Nello stesso momento in cui attivo e provoco una metilazione dei geni della mutazione, io in parallelo ho un'attivazione dei geni, delle sequenze dei geni citostatici. La cellula fa più fatica a proliferare. Valente. Questa è la formula della somatostatina. Qua parliamo di prevenzione secondaria, quando comincia ad esserci qualche cosa. Una leucoplachia, oppure quei polipi, dice anche il professor San Giorgio, incominciano, poi recidivano, ci sono quelle formazioni vescicali che si ripetono continuamente. Praticamente quelli sono stati pre-tumorali, poi vanno tranquillamente a finire. Poi diventano tumori, carcinomi uroteliali, poi qualche volta li fanno a testa, trovano un pezzo di vescica e poi vanno a finire nei giocatori, eccetera, eccetera. Ma questo percorso potete toccare. Se a quel livello incominciate già a fare la prevenzione primaria che vi dicevo, lo bloccate, non ne formano più, io ho parecchi esempi, ma anche perché c'è l'effetto epitelio protettivo, l'epitelio della vescica si riforma l'epitelio normale. Uno degli effetti dei retinoidi è impedire questo tipo di cancerizzazione, proprio per quel blocco che vi dicevo della nutrizione. Questa è la melatonina a 14 aminoacidi. La chiave, quella che vi dà l'effetto antitumorale, sono questi quattro aminoacidi. Sono la fenilalanina, il triptofano, la lisina e la treonina. Basterebbero questi quattro per attivare la cascata di reazioni antitumorali. Questa è l'octodina. L'octodina, vedete, ci sono due aminoacidi uguali sopra, la fenilalanina. Questo è il destro tiro per stabilizzare la molecola. Questo ponte di solfuro è fondamentale. Questo mi fa l'octreotide e la somatostatina ciclica stabile. Le preparazioni di somatostatina che funzionano bene hanno questo legame integro e io per vedere se funziona posso far fare un'analisi e vedere se trovo questi radicali teorici in soluzione. Se sono liberati vuol dire che si è rotta la molecola. Questo qua è il punto critico. Allora, questi negli stati pretumorali anche delle leucoplachie, per esempio, a livello della porta, a livello del collo dell'utero, diverse donne dovevano essere operate, anche giovani, si mettono a posto in questa maniera, con i retinoidi. Questo si usa in casi particolari quando ci sono già dei segnali abbastanza importanti. Questo qua è il funzionamento, come funziona. Oggi ancora, se voi andate a vedere i protocolli, le disposizioni ministeriali non considerano minimamente l'effetto di induzione tumorale della prolattina, poco del GIAC, del tumore della crescita. Però il tumore che cos'è? Il tumore crescita. Secondo un concetto che non è oncologico, ma è semplicemente biologico, fisiologico, la crescita è proteinosintesi. Senza sintesi di proteine non c'è crescita. Ma la sintesi di proteine è GH dipendente, dipende dall'ormone della crescita. La cellula tumorale cresce di più, ha una maggiore sintesi nell'ordine di tempo, di quel perché.
perché utilizza quantità moltiplicate di questo asse. Ormai la ricerca parla di asse, ormone della crescita prolattina, e più se ricerca uno, più importante fattore di crescita. Io devo bloccare quest'asse. A sto livello, prima vi ho spiegato come agisco sulle mutazioni. Questo è il secondo obiettivo di una buona antitumorale, è il meccanismo di crescita che io gli devo bloccare. Come io lo blocco? Gli tocco il carburante. Qual è il carburante? L'asse, questo. Chi te l'ha detto? La biochimica, la biologia, la fisiologia. Senza proteosintesi non c'è crescita. Queste sono tutte le linee di segnalazione che permettano, quelli dico uno a uno, ma vanno a finire a stimolare che cosa? Proliferazione. Questo è quello della prolattina. Queste sono le azioni e sono testatine. Ancora, la giustificazione dell'oncologia per non impiegare la somatostatina non solo è banale, ma è facilissima da smentire. Loro impiegano la somatostatina se trovano il recettore, come se l'ormone della crescita della prolattina non fosse il più potente a cogliere. Basterebbe solo questo. Ma c'è un'altra cosa. Avete sentito forse parlare di fattori di crescita, sono un centinaio, i più potenti sono 40. Ogni tanto li vanno a bloccare singolarmente con anticorpi monoclonali, farmaci idrologici, o quello epidermico, quello vascolare, eccetera, eccetera. Ma tutti i fattori di crescita sono GH dipendenti. Se bloccate quello, avete chiuso l'interruttore generale. C'è una letteratura enorme. Sono GH dipendenti. Partano di lì. Allora, dice, ma tu la devi usare solo se trovi il recettore. Ma che senso ha? Se so che la proliferazione tumorale è spinta da GH, so che i fattori di crescita sono GH dipendenti, c'è di più. In base a che cosa decidono? Gli fanno fare la scintigrafia dei recettori, l'occhio scan. Ma l'occhio scan è fasullo, perché mi vede sia no due recettori. Mi vede il 2 e qualche volta il 5, ma i recettori della somatostatina sono 7. Ci sono le quantità di lavori, io li ho pubblicati tutti qua. Nei casi in cui loro non trovano il recettore, voi fate fare l'esame, fate ricercare il recettore con Western blot, cercate la proteina, con la PCR, mRNA, l'andate a cercare con l'immunistochimica e trovate una quantità enorme. Perciò il criterio in base al quale impiegano è un criterio per lungo, perché la quantità è falsa negativa. Ma non basta. C'è un altro esempio banalissimo che smentisce radicalmente questa imposizione, questa importazione. Uno dei tumori più micidiali è il sarcoma di Kaposi. Il sarcoma di Kaposi è stato esaminato in tutte le maniere possibili e immaginabili. Quello veramente non ha un recettore della somatostatina, proprio non ne ha, in tutto. È quello che ha una risposta abortiva alla somatostatina. Se dà la somatostatina ha un effetto eccezionale, rapido. Perché? È pesissimo. Per lo stesso motivo che andrebbe usata sempre. Perché quando anche non trovate il recettore della somatostatina nel tumore, c'è sempre, e senza eccezioni, nei vasi peritumorali, lo strozzate. Qual è la che dice? Allora tu hai risolto tutto? No, per il motivo che vi dicevo prima, delle mutazioni. Per il sacco tumorale, passo dopo passo, diventa sempre più proliferativa. A un certo punto seleziona una crescita inarrestabile e a un certo punto diventa ormonale, se li produce lei. Io devo arrivare prima di quel punto lì. Ma seleziona la resistenza fino al punto tale da selezionare la refrattarietà. Avete chiuso? Bisogna arrivare prima, questa è la prevenzione. Prima agite e meglio è, perché c'è questo percorso. L'obiettivo primario, strategico, non tattico, chemioterapico, è quello. Dovete stabilizzare il DNA. Ma poi vi aiutate in tutte le maniere. Il potenziamento dell'immunità è fondamentale. Tutti i mezzi razionali, fisiologici, logici, che possono intervenire nel frenare la biologia neoplastica, vanno usati, ma senza preconcetti, senza dogmi, senza tabù. È talmente micidiale che è assolutamente immorale, non è etico rifiutare dei mezzi che possono interferire, possono concorrere a avere miglioramenti in questa patologia. Gli effetti della somatostatina sulla cellula tumorale sono spettacolari.
mi fa gli stessi effetti della melatonina, ma potenziata. Mi va a bloccare l'adenilatociclasi, mi va a bloccare la fosfolipasi C, cioè mi blocchi due secondi messaggeri, ma ce n'è un altro in più che potentissimo. Mi attiva un sistema enzimatico che sono le fosfatasi. Le fosfatasi sono enzimi che mi vanno a defosforilare le linee di segnalazione, tutte le reazioni di fosforilasi, proteinchinasi A, proteinchinasi C, che mi vanno a fare moltiplicare le cellule. Ma se io riuscissi a infilarglielo dentro tutte le cellule tumorali, finite. Perciò è una gara col tempo. Vi spiegavo perché è così importante il tempo in cui si interviene. La stessa cosa la fanno gli inibitori della prolattina. Ancora il Ministero ne ammette la prescrizione dei inibitori a montata latte negli adenomi bovisari, ma non ha senso. Le stesse linee di segnalazione della proteina, della prolattina, sono identiche e il blocco attraverso il recettore D2 con cromocarpina e capergolina segue le stesse linee di segnalazione. Però cosa succede? Hanno visto, ormai documentato, che il recettore dell'ormone della crescita e il recettore della prolattina sono coespressi sulle membrane cellulari. Sono sinergici, dimerizzano fra di loro e mandano linee di segnalazione potentissima di riproduzione cellulare. Questo è un motivo logico per cui devo bloccare tutti e due. I pazienti si devono bloccare tutti. Si devono pagare sono tutti gli inibitori prolattinici. Malgrado sono 10.000 lavori su questo qua. E sull'impiego antitumorale della somatostatina ce ne sono 30.000. Sono anche pubblicazioni premi Nobel. Addirittura sul tumore più micidiale della mammella, il triplo negativo, c'è un lavoro di un Nobel, Shei. Dice, ma perché è così aggressivo sto tumore? Si andava a guardare perché è quello. Di più di tutti gli altri esprime recettori dell'ormone della crescita, ha una concentrazione più alta di GH ed è il precursore GH-RH. In ogni pubblicazione c'è una conclusione di questo premio Nobel, qual è la cura? Sono queste linee, non lo dico, però uno se lo deve pagare. Per cui sono razionale, che è matematico. Per cui se voi andate a bloccare le due linee di segnalazione contemporaneamente, bloccate anche il fattore di crescita. Quello che vi ho fatto vedere prima, questo, della somatostatina, lo stesso blocco c'è sui recettori enzimatici dei fattori di crescita. Il blocco è la stessa maniera. Questo è il GH, sono tutti GH dipendenti. C'è una pubblicazione, la più famosa è questa di Lincoln, ha fatto degli studi di immunistochimica in una quantità enorme di tumori. Cosa ha trovato? Che l'aggressività, la velocità di crescita, la capacità di dare metastasi è dipendente dalla quantità del GH che sintetizza. C'è un rapporto tossico-dipendente addirittura. E come sintetizza? Di questi fattori di crescita che vedete, alcuni hanno un ruolo strategico vitale perché formano i vasi sanguigni del tumore. Ma sono inibiti questi. Quali sono questi qua? Fattore di crescita fibroblasti, IGF-1 che fa parte dell'AS, di derivazione piastrinica, vascolare, di trasformazione, vaso intestinale per fibri, questi sono tutti colleghi. Questa qua è la rappresentazione schematica, questa è la membrana cellulare che viene stabilizzata proprio a livello di scambio, a livello di membrana di quella sostanza. Vi dico anche il suo invito della Marcella, c'è uno spunto di una ricerca recente che abbiamo fatto con CNR e c'è qualche cosa in più. Dunque, siamo arrivati ormai alla conclusione, è già pronta una somatostatina potenziata, che volendo si può dare anche per bocca, è una somatostatina lipotoniale. Progetto di ricerca, la nostra conversazione del CNR. Abbiamo trovato una ricercatrice brillantissima. Cosa si fa? Viene avvolta la molecola in fosfolipidi. Questi sono fosfolipidi della lecitina. Cosa succede? Succede che è schermata dalle protease, per cui nel sangue circola molto meglio e circola di più.
questo è il rapporto con la lecitina, un milligrammo di somatostatina 14, 9 milligrammi di sorbitol 6 sopra. Queste sono le curve di stabilità, quanto rimane la somatostatina in soluzione da sola. Cosa succede se voi la schermate, la inglobate in un film di forza di film, che invece di avere un'emivita di 3 minuti avete un'emivita di 4 ore, sono cose differenti. L'emivita di 3 minuti vi costringe a somministrare a un paziente con un temporizzatore tutta la notte, 8-10 ore. 4 ore no, dando un po' di pillole nell'arco della giornata immediata. Questi sono gli studi molecolari. Si formano delle nanoparticelle, una nanoemulsione. Generalmente sono da 200 a 400 nanometri, 0,2-0,4 micrometri. In questo tipo di rappresentazione, voi vedete questa qua, qui qua vi fa vedere questa nanoemulsione di somatostatina volta con questa spettroscopia a forza atomica. Lo stesso tipo di indagine è fatto invece con questa iperspettrale. Queste due curve che vedete sono quelle della somatostatina e quelle delle citine, sono sovrapposte. Questo invece, in microscopia iperspettrale, è la molecola fermata dalla citina. È venuto fuori un aspetto simpatico che non avevamo ipotizzato. Viene fuori un effetto antitumorale aggiuntivo. Vi faccio vedere qua. La somatostatina schermata in questa maniera ha un'alta affinità verso il fosfolipido di membrana, entra meglio dentro la cellula tumorale. Però ha un altro effetto, a livello di fosfolipidi di membrana gli dà una perossidazione lipidica, mi va a mettere in crisi i lipidi di membrana cellulare. Cosa succede? Dei lipidi che sono normali, cis, diventano trans, ma mi provoca un consumo accelerato di acidi grassi polinsaturi. Se io contemporaneamente, in questo momento di crisi che ho creato la cellula, in cui le induco a consumare quantità altissime di polinsaturi, le curve sono le concentrazioni diverse della somatostatina volta alle cellule. Quella che è più pratica, quello che si riesce a fare con più disponibilità, è un rapporto con la lecitina 1:20. Vedete che il consumo di PUF da parte del cervello tumorale è altissimo, ma se il consumo è così va in crisi del cervello tumorale. Perciò questo tipo di reazione mi agisce con un secondo meccanismo antitumorale. Questa è la prova fatta su cellule, sono cellule di neuroblastoma. In questo grafico voi vedete che c'è praticamente una soluzione nutritiva e questi sono i liposomi. Su queste cellule è stata testata la somatostatina allo stato libero, che è quella blu. Questa è quella che non ha emulsioni con la lecitina schermata. Questo è il numero di cellule tumorali che muoiono. Vedete rispetto a questo. L'effetto è potenziato dalle nanoemulsioni. Per cui c'è un effetto antitumorale nettamente più presente. Vedete la quantità di cellule, vedete come cominciano a crescere. E questi sono gli acidi grassi saturi e insaturi, come cambia la loro concentrazione della cellula tumorale sotto questo tipo di effetto. Perciò cosa dovremmo fare? Nello stesso momento in cui usiamo questi, dargli una data salda di omega 3, omega 6, omega 9, nelle proporzioni studiate anche con l'apporto di questi ricercatori del CNR. Questo è il nostro punto d'arrivo della ricerca, vi ringrazio per l'attenzione.